però per sotto ho fatto un bel giro, quel sentiero. Ecco finalmente in lontananza la mia auto. È già il momento che cammino qua sull'asfalto. Qui c'è un altro punto di osservazione. Dei gradini ben conservati come all'epoca. Purtroppo il cartello è rotto, quindi non so bene cosa ci sia qua. Continuo a salire. Cresta Monte di Ragogna, punto panoramico. Quante radici per terra qua. E da qui c'è una bella vista, sul fiume Tagliamento. Ero venuto oggi a fare un giro senza programmare molto e poi come si fa a resistere quando si vedono queste indicazioni dei sentieri della Grande Guerra, quindi mi sto avventurando non del tutto attrezzato, specialmente come scarpe, e quindi devo stare molto attento, anche perché ha piovuto da poco. Ecco qua un altro bel cartello con tutti i punti segnati del panorama qui intorno, delle montagne. Un altro punto panoramico, sempre sul grande fiume. E questa è una veduta verso nord.
fortunatamente ha smesso di piovere, però sono costretto per questione di tempo a tornare sui miei passi prima di essere coinvolto da questa passeggiata fuori programma e continuare, che poi mi viene tardi. Comunque ripeto, sentiero abbastanza pericoloso, ho rischiato anche di cadere prima. Sì, in un punto tranquillo, comunque non è mai piacevole. Niente, cari amici, io vi ringrazio per la visione, se siete arrivati fin qua, se il video non vi ha annoiato. E niente, ci vediamo alle prossime con altre escursioni, altre passeggiate, vediamo quello che verrà fuori, sperando anche che il tempo migliori e che arrivi finalmente questa primavera come si deve. E un saluto a tutti, cari amici, e grazie per avermi seguito fin qui. Ciao ciao.